cordiale saluto e buon mercoledì da Grazia Di Paola, che vi parla, e da Vittorio Agricola, regista della trasmissione della Santa Messa, in diretta dalla chiesa di Sant'Eustachio, martire a Ischitella. Fatta costruire nel 1714 come cappella gentilizia dedicata a San Michele Arcangelo, su volere del principe Emanuele Pinto, feudatario di Ischitella, la chiesa di Sant'Eustachio è un vero gioiello all'interno dell'enorme patrimonio artistico e storico di questa terra. Il materiale delle sue fondamenta proviene dai resti della Torre di Levante e della Torre Grande dell'antico castello medievale, ora Palazzo Pinto, prospiciente la chiesa. Nella suggestiva facciata si trovano le statue in pietra di Sant'Eustachio e San Pasquale, racchiuse in due nicchie, e la statua di San Michele Arcangelo all'interno di un'edicola posta al centro del frontone. L'interno della chiesa, a navata unica centrale, è un capolavoro d'arte ricca di decorazioni, di statue e di tele. Si possono ammirare le quattro tele settecentesche del pittore napoletano Gennaro Abate, commissionate dal principe Pinto, e le statue lignee di San Michele Arcangelo, Sant'Eustachio, Santa Teopista, San Agapito e San Teopisto, la Madonna del Carmine e San Nazario. La chiesa è oggi retta e custodita dall'antica confraternita dedicata a Sant'Eustachio Martire, fondata nel 1643. Oggi, 20 maggio, come ogni anno, ad Ischitella ricorrono i festeggiamenti in onore del suo santo patrono, Sant'Eustachio appunto, protettore dei cacciatori e dei guardiacaccia. In questa data è ricordata la conversione del santo al cristianesimo, avvenuta in pieno periodo romano sotto il dominio dell'imperatore Traiano. A celebrare la Santa Messa è il parroco Don Berardino Iacovone, concelebrata dal parroco Don Francesco Agricola. A cantare i brani liturgici è Luca Andrea D'Apolito. Al Signore.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con lo Spirito. Celebriamo l'Eucaristia, che è il rendimento di grazia al Signore per il dono della sua vita a questa Chiesa, che storicamente segue il Signore fin sulla croce. Per questo vogliamo onorare i nostri santi patroni martiri, Eustachio, Agapito, Teopisto e Teopista, proprio per voler guardare in loro l'esempio di chi è stato capace di seguire Gesù fino alla fine. Chiediamo perdono invece per le nostre stanchezze, che in questo cammino ci colpiscono, la stanchezza dell'indifferenza a Dio, del peccato, della nostra superbia, e chiediamo insieme perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai dato ai santi martiri, Eustachio, Teopista, Agapito e Teopisto, la forza di rischiare la propria vita per la Tua parola e per la testimonianza del Vangelo, trasformaci con la potenza del Tuo Spirito, perché diventiamo veri discepoli e testimoni del Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alle Tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle Tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alleluia. L'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde. E chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché ci dai la possibilità oggi, anche se in misura minore, forse un po' troppo restrittiva, quasi antipatica, perché sembra che abbiamo chiuso le porte alla maggior parte delle persone che volevano festeggiare i santi Eustachio, Teopista, Agapito e Teopisto, ma così è il nostro modo anche di essere cristiani, quindi rispettando innanzitutto le regole, possibilmente avendo sempre la mascherina. Io non ce l'ho, però quando farò la comunione voi rimarrete al posto, dovrò indossarla perché per il momento sto a una distanza di sicurezza. È antipatico questo modo, questo stile, però immaginatevi i cristiani, come dire, dell'antichità. Proprio i nostri santi patroni. Nel tempo delle persecuzioni loro hanno pregato Dio anche di nascosto, in silenzio. Anche di nascosto in silenzio, nelle catacombe, non si dovevano far vedere. E noi siamo un po' forse come loro, cristiani che mantengono viva la fede senza manifestare troppo all'esterno questa adesione a Cristo, non per timore di essere ammazzati dai pagani, dai romani, ma perché rispettiamo le regole che segue tutta l'Italia, nelle zone che sono molto più colpite e quindi il rischio è maggiore, come in queste zone nostre che
per provvidenza di Dio, per l'attenzione, non so per quale motivo che il Signore ha voluto riservare per noi, queste zone in misura minore, ma allo stesso tempo ci atteniamo in una solidarietà, come dire, nazionale, anche in questo momento, come dire, un po' così, molto strano, questo 2020, questa festa di Sant'Eustachio 2020 che verrà ricordata anche per questo motivo. Però volevo salutare, perché sicuramente ci sono gli schitellani sparsi nel mondo che ci seguono oggi, ecco, questa festa dà la possibilità, questa modalità oggi di pregare ci dà la possibilità di arrivare nelle case di tutti gli schitellani che vivono fuori il nostro paese, ma che sono comunque legatissimi, a questa tradizione bella della loro festa patronale, al loro patrono, non solo alla festa, soprattutto ai santi. Qualche volta noi perdiamo di vista, ci piace la festa, ma la vita dei santi un po' meno, perché è una vita che ci richiama il sacrificio, ci richiama la sofferenza, ci richiama la croce, ci richiama il seguire Gesù dove noi non vorremmo. E chi vuole accettare di stare appunto in questo modo? Così come siamo stati e così come continueremo a stare per un po' di tempo ancora, speriamo tempo breve. Però ecco, questa festa ci insegna anche un'altra cosa, l'ho detto prima, la parola di sfuggita, la provvidenza del Signore ci ha tenuti conservati. Ecco, la provvidenza. Nella vita di Sant'Eustachio e della sua famiglia, questa si è rivelata pienamente. La conosciamo un po' la storia, tra realtà e insomma un po' di mito, un po' di leggenda, non è chiarissima, però si sa che lui ha perso tutta la sua famiglia e a un certo punto, dopo tante peripezie, perde la moglie che gli viene rapita da un signorotto, da un re d'Egitto, mi pare, perde i figli pure in maniera terribile, rapiti dal leone, rapiti dalle fiere, crescono dopo tanto tempo, si ritrovano, prima la moglie, poi i figli, e insomma, per arrivare a un fine, per arrivare al fine del ricongiungimento di tutta la famiglia, ne attraversano di vicende negative. Sembra che abbiano perso tutto, questo nucleo familiare si perde tra di loro. Cosa non perdono? La fede, non perdono la speranza, non si ribellano a Dio, perché ha dato loro questa sciagura grande di stare distaccati. Ecco qui un'altra immagine adesso dei nostri giorni. I figli che stavano all'università e i genitori che aspettavano qui ansiosi, i figli che lavoravano fuori e i padri e le madri qui con il patema d'animo che ancora continua, perché molti ancora non si sono ricongiunti magari. Cosa viene immediato dire, pensare? Magari perdiamo la pazienza, ecco, non accettiamo questo stato di cose. Il martire, il cristiano, invece non si ribella. Ma che bell'insegnamento questo. Il martire non si ribella mai anche all'azione malefica, negativa, del diavolo. La prova di Dio, che può essere una prova per ancora di più saggiare la fede, ma non si ribella, perché vede in questa perdita comunque un guadagno, cioè l'affidare pienamente il proprio cuore a Dio. Ho perso il marito, diceva Santa Teopista, ho perso la moglie, Sant'Eustachio, ho perso i figli, non ho perso l'amore di Dio, non ho perso la fede in Lui. Questo 2020, questa festa, ci insegni questo, non perdere mai la fede quando il nostro progetto non si realizza, quando il nostro desiderio non arriva a buon fine. Perché questa azione provvidenziale di Dio fa in modo che, se il suo fedele segue il cammino che Lui ha tracciato, anche oscuro, anche sconosciuto, confuso pure, ma non perde di vista la meta che è Gesù, che è Lui, ecco che
il desiderio si realizza e la famiglia si ricongiunge, quella di Eustachio, e la nostra vita continuerà non a tornare come quella di prima, speriamo di no. L'augurio è che non torniamo alla vita di prima, per niente proprio, che invece questa vita che abbiamo visto in perdita per molti motivi, ne guadagni ancora di più in fede, in speranza e in carità, che sono i tesori, le ricchezze che noi abbiamo, il cuore rivolto a Dio e non alle cose che passano. Questa pandemia ci ha fatto sperimentare l'evanescenza proprio quasi della normalità, la precarietà, pure degli affetti, pure degli abbracci, non si possono fare. Ma c'è Gesù comunque, c'è Dio che mi sostiene. Quante preghiere dei salmi, in quante preghiere dei salmi noi diciamo, ecco, come quella di oggi, tu sei per me la roccia, tu sei ciò che mi salva, il muro che fa da riparo. Ma no, che bella fede questa, direi. Che fede che si esprime con questa preghiera. Noi, se non l'abbiamo fatto finora, lo facciamo. Signore, tu sei tutto ciò che mi fa stare bene e mi protegge. Questa è la preghiera dei martiri. A discapito pure della mia vita, a discapito quasi della salute. Oggi dovremmo pensare, ecco, a chi ha donato la vita. Loro, questa santa famiglia, e tanti che nel loro servizio purtroppo hanno perso tutto, hanno perso se stessi. Tanti preti, visto che io faccio parte della categoria, diciamo così, questa categoria particolare, tanti preti però hanno donato la vita, sono morti per questo motivo, erano anziani, ma anche più giovani, hanno fatto un servizio, si sono compromessi. Tanti medici, infermieri, ricordiamo, i poliziotti, i carabinieri, che sono morti colpiti da questo virus, che però non si sono ribellati, no? Hanno vissuto questa loro croce con fede, però, come i martiri. Sono i martiri di questa pandemia. A loro va il nostro pensiero e la nostra preghiera. Professiamo la nostra fede in Dio, Padre, Figlio e Spirito, e diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo al Signore le nostre intenzioni, le nostre preghiere per tutta la Chiesa, per l'umanità intera
nello specifico per questo nostro paese e per tutte le nostre famiglie. Ad ogni vocazione diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne fecondità dello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la famiglia, consacrata dal patto nuziale, diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i giovani, portatori di speranza, sentano il desiderio della santità come primavera dello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti vivano l'esperienza del dolore in unione con Cristo, medico dei corpi e delle anime, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli agli impegni del battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e nelle opere della carità l'imitazione di Cristo, uomo nuovo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Anche se abbiamo pregato per le famiglie in generale, io voglio pregare per le famiglie in particolare di questo paese, soprattutto le coppie giovani, che probabilmente non fanno della fede proprio il loro caposaldo, ecco, di vita, se non per fare festa, perché veramente si basi il loro amore, la loro famiglia, su Gesù, che sia Gesù il centro e che sia Gesù, come dire, l'argomento anche di dialogo con i figli, perché i genitori sono i primi catechisti dei loro figli, sono i primi educatori alla fede. Se non succede questo, non ci sarà virus che tenga a scalfire non soltanto la fede, ma proprio il senso della vita. Per questo preghiamo: ascoltaci, o Signore. Preghiamo per quelli che vivono la croce della sofferenza, della malattia, del dubbio, della fede, per quelli che non trovano appunto senso alla loro vita, per chi si è immolato per aiutare gli altri, per i missionari. Preghiamo anche, ricordiamoci, dei cristiani perseguitati e uccisi ancora oggi nelle varie parti del mondo dove il cristianesimo è minoranza. Noi potremmo vivere bene la nostra fede, invece c'è chi per colpa della fede muore. Ti offriamo, Signore, tutte queste nostre preghiere per la salvezza nostra e dei peccatori, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Nel ricordo della preziosa morte dei tuoi santi, Eustachio, Teopista, Agapito e Teopisto, ti offriamo, Signore, il sacrificio del tuo Figlio, che è principio e modello di ogni martirio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, il Santo Martire Eustachio e la sua famiglia, hanno reso gloria al tuo nome e hanno testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Verso i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna in eccelsis, Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Eustachio, della nostra sorella Beatrice, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, gloriosi Martiri, Eustachio, Teopista,
Agapito e Teopisto, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione rimanete al posto, chi desidera comunicarsi allunghi semplicemente le mani perché arrivo io.
Preghiamo. O Padre, che in questo sacro convito ci hai dato la gioia di mangiare il pane eucaristico, per l'intercessione dei santi martiri Eustachio, Teopista, Agapito e Teopisto, donaci la vittoria, perché possiamo gustare dell'albero della vita in paradiso, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione, di un ultimo saluto finale a tutti, poi vi dico che idea mi è venuta, un'idea semplicissima ma un po' strana. Facciamo prima il ringraziamento a colei che è la regina dei martiri, che è Maria, cioè. Per questo, a nome di tutti voi, elevo una delle preghiere più antiche che la Chiesa, forse prima dell'Ave Maria, ha rivolto a lei, che è la Madre di Dio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Cosa si fa di solito nella festa patronale, subito dopo la messa? Si fa la processione. E voi sapete, mi conoscete ormai da 7 anni, pare che non ci tenga le feste, ma la festa patronale sì. Noi dovremmo fare, come tutti i cristiani dovrebbero fare, le processioni più importanti, che sono Corpus Domini innanzitutto e quella patronale, a cui io tengo e tengo particolarmente. Poi le altre sono diciamo che sono superflue, ma questa va fatta. Allora facciamola virtualmente, da sta qua, da sta ferma. Facciamola virtualmente, abbiamo la possibilità, insomma, di stare con gli schitellani, collegati con noi, e questi santi li portiamo in giro adesso per l'Italia. Innanzitutto, si esce di qua, ricordiamo agli schitellani che stanno sparsi veramente nel mondo, che la via era quella di solito, no? Via Turchi, via Cesare Turchi, arrivavamo sotto la Portella, via Pietro Giannone, passavamo per questa piazza, piazza Marchese De Vera Ragona, e poi ce ne andavamo quatti, percorso via Umberto, quella è via Umberto, tutta quanta, via Umberto, poi salivamo per via Giuseppe Di Vittorio, fino sopra. Vi ricordate, schitellani, ci siete? Chiamo voi adesso. Andavamo di là, salivamo fino a su l'edificio scolastico e avevamo di fronte la meraviglia del lago di Varano, del nostro mare Adriatico, e piano piano scendavamo, portavamo Sant'Eustachio fino di nuovo alla piazza, dove si sparava il fuoco, mo spariamo le nostre preghiere verso l'alto, le preghiere, come i colpi, perché si chiamano, sapete perché si chiamano, una volta si dicevano giaculatorie, conoscete questa parola, giaculatorie, cuore di Gesù, confido e spero in te, Gesù, Giuseppe e Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Queste si chiamano giaculatorie perché, come delle frecce, arrivano fino al cielo, in questo senso. Quindi non spariamo i colpi, spariamo preghiere, speriamo. Allora, adesso che vi ho fatto fare il giro, e poi tornavamo qui dopo il fuoco, volevo vedere... No, si è scaricato, dammi un telefonino. Volevo vedere se c'era qualcuno collegato. Posso prendere questo telefonino? Apri qua. Volevo vedere se c'era qualcuno collegato che... Chiamavamo, facevamo fare questo giro a Sant'Eustachio più lungo, più largo, vedevamo i paesi che erano collegati con noi, magari salutando in diretta. Vediamo un po'. Grazie Luca, a posto. Vediamo chi c'è. Lo portiamo subito a Firenze con Anna Maiorano. Portiamo Sant'Eustachio, questa tradizione
in questo paese, in questa città, Firenze è una delle città più belle d'Italia. Voglio vedere se c'è qualche altro. Voglio, mi stai a pigliarmi? Non mi stai a pigliarmi? Mi stai prendendo? Sì. Vediamo chi c'è. Torino, oh, Sant'Eustachio, faccio un po' di mupismo. Sant'Eustachio che arriva fino a Torino, figuratevi a Torino, a Settimo, da che ci sta, quanti schitellani. Aspetta, aspettiamo, vediamo nella zona di Torino, vediamo se si svegliano loro, vediamo se ci sono. Non sono molti i cuoricini, non ci sono molti presenti. Donna Bianca, di dove? Ah, Bianca Nostra. Ah, qua vicino, giustamente, anche Bianca sta. Lissone, Monza, Sant'Eustachio arriva a lì. Oh, auguri a tutti gli Eustachio. Innanzi mi stavo dimenticando. Auguri agli Eustachio. Oh, che tattici. Auguri agli Eustachio, amici e nemici. Niente, Cattolica va bene, l'altra parte non va bene. Anche a Cattolica, Domenico, ti portiamo Sant'Eustachio. Vedi, almeno anche nella mia immagine. Settimo Torinese, adesso sono usciti, Settimo Torinese, Desio, ah vabbè Desio, Gabriele fatti i fatti tuoi però tu, San Giovanni Rotondo, voglio vedere se ci sono da Desio quelli che ci seguono, San Giovanni ci sta, sì, San Giovanni, no non è in Pagliatella, lascia per, Concetta, lascia per, Concetta, Torino, ancora di nuovo Torino, si è fermato lì, Settimo Torinese, e non continua questa processione fino più giù, chi c'è ancora? Non c'è nessuno, vabbè, comunque tutti gli schitellani li conosciamo dove stanno, sparsi veramente ovunque, ricordiamoci di quelli che stanno all'estero soprattutto, c'è sicuramente Matteo a Lione, Bruno a New York, Bruno Milone, ci seguono da Napoli, ecco Pavia, Napoli, Cinzia Maria Libera d'Attoli, ma insomma, Ferrara, piano piano stanno uscendo, stanno svegliando gli schitellani. Anche a Ferrara, Raffaella, sì, Raffaella Nostra, Jacopo Angelo, ci mancherebbe altro, che ci segue con i suoi bimbi, le sue bimbe, vero Raffaella? E insomma, questa è la, come dire, la chiesa del nuovo millennio, che deve arrivare in tutte le case senza perdere l'impeto, la gioia, la semplicità pure, non è che dobbiamo essere per forza legati a queste cose, no? a queste cose virtuali. Però nella casa, oggi, Legnano, c'è anche Legnano, nella casa oggi dovremmo festeggiare. Abbiamo detto che dovevamo mettere le cose rosse, le coperte rosse, ma ancora di più in casa pregando prima del pasto di mezzogiorno, ricordandosi che quella famiglia, come le nostre famiglie, ha delle difficoltà, ancora da Torino ci seguono, dall'Irlanda, vabbè, e chi è? Michela del Conte dall'Irlanda, dice Gianluca, Benedico. Abbiamo delle difficoltà, ma non per questo dobbiamo dimenticarci di Dio, cioè la difficoltà non è l'alibi per dire Dio non esiste, che ce ne importa a noi. Riscopriamo questa fede familiare soprattutto. Quindi grazie a tutti voi per averci seguito. Sant'Eustachio lo riportiamo qui in pace in questa chiesa, ma continuiamo a pregare, continuiamo a essere uniti, a festeggiare. Sicuramente si cucina bene oggi in casa. No, non è cucinato oggi. Riso, io sei impazzita, riso proprio a buttare, ma no, oggi c'era una bella lasagna, ci sta, oggi, quando è festa, allora una cosa che bisogna capire, una cosa che vi insegno, gratis, si diventa persone e cristiani maturi quando si comprende il tempo che stiamo vivendo, quando è festa, si festeggia, a tutta forza, quando si lavora, seriamente. Quando si prega e basta. Non è che si prega, si mangia, si gioca, si ride. Si prega. Quando si mangia, si deve mangiare con gusto, familiarmente, stando insieme. Quando si gioca, anche seguendo le regole del gioco, senza imbrogliare, senza farsi male. Quando capiremo che tempo è da vivere, lì diventeremo, sono sicuro, persone migliori.
Da Settimo ci sono ancora tante persone. I maccheroni fatti in casa, dice Gino, ha capito buono, Gino, pucra pette, papolo pette. E così si festeggia, anche questa è festa. Che la festa non sia solo questo, ma nasce dalla gioia appunto di sentirsi uniti ai patroni e a tutti noi. Allora, buona festa di Sant'Eustachio e buon martirio a tutti quanti, cioè a raccontare la vita di Gesù attraverso la nostra vita. Ciao a tutti, un bacio, auguri. Quest'anno Don Dino è un Sant'Eustachio diverso dagli altri anni, però io direi che tutti i mali non vengono per nuocere, perché abbiamo dato la possibilità anche a chi sta lontano, addirittura qualcuno che si è collegato perfino da New York, tutti gli schitellani che stanno fuori di Schitella hanno avuto la possibilità di vedere questo Sant'Eustachio. Certo, la festa patronale, come dicevo prima, è la festa che rimane nel cuore di tutti, perché le tradizioni dai nonni, dagli avi, che appunto vengono raccontate da piccoli, che si vivono, quelle restano per sempre. Per cui abbiamo fatto, appunto, in questo tempo un po' particolare, abbiamo fatto questo servizio a tutti, facendogli gustare quasi la presenza in questa chiesa che è così piccola e purtroppo non può contenere tutto in Schitella, ma sono sicuro che oggi tutto in Schitella e tutti gli schitellani stavano qui, ci entrarono, cioè sono stati presenti, non con il corpo ovviamente, ma con lo spirito, con il cuore e con la loro preghiera. Vedete che adesso rispettiamo le regole e dobbiamo fare in questo modo per evitare di sicuramente incappare in brutte figure, perché noi dobbiamo testimoniare la nostra adesione anche alle leggi, l'osservanza, l'obbligo di rispettare le leggi. Non è che siamo cristiani
possiamo fare quello che vogliamo, anzi. Addirittura i martiri ci insegnano che loro si sono sottomessi alla legge e non si sono ribellati alla legge contraria. E quindi questo è un esempio di grande fede. Dopodiché, in caso sembra che l'epidemia stia per finire, quindi tutti ci auguriamo l'anno prossimo di celebrare un Sant'Eustachio come di tutti gli anni. Sempre se Dio vuole, perché chissà se l'anno prossimo mamma sta qua. Come Dio vuole, così noi faremo. Certo, se ne avremo la possibilità, festeggeremo Sant'Eustachio a doppio, come merita. Anche perché questa comunque rimane una festa, anche senza come dire, l'apparecchiatura esterna, la banda che saluto, le varie bande, la banda giannone, la banda azzurra che in queste situazioni sono sempre in prima fila. Saluto il sindaco, fammi le domande serie, saluto il sindaco, dobbiamo salutare il sindaco, scherzo, saluto il sindaco che è il primo tutore della nostra salute, ovviamente, quindi ci siamo sentiti, ci siamo fatti gli auguri prima, Carlo Guerra, il dottor Carlo Guerra, e anche lui, come dire, festeggia con noi, il maresciallo dei carabinieri, Domenico Laganella si è fatto sentire assicurando la sua preghiera, ma tante persone, quindi anche che in questi momenti si avvicendano e sono partecipi, le confraternite, oltre a quella di Sant'Eustachio, che ci tiene sempre tantissimo a questa festa nella persona del priore, vicepriore e tutti quanti, di Vincenzo, Cenzino, di Franchino e gli altri. Quindi salutiamo anche le altre confraternite, l'Ordine Francescano Secolare, gli Amici di San Rocco, la Confraternita di San Rocco, la Pia Unione, il Crocifisso del Santo Crocifisso di Varano, sono sempre davvero, anche il coro del Crocifisso che anima. E questi momenti qui sono sempre momenti di grande gioia. Oggi sembra in tono minore, ma questa gioia ci deve essere, ci deve legare ancora. Comunque io sono certo che tutti avranno seguito la Santa Messa e per chi se la fosse persa potranno vederla tramite iscritellagargano.com. Di nuovo a me mi devono vedere, mi dispiace. Vabbè, la potete rivedere, visualizzate che sono contenti i lavoratori. Salutiamo soprattutto Vittorio Agricola che mi segue per queste dirette, anche a te ringraziamo per il tuo impegno. E adesso mo diamo la parola là. A posto? Grazie di Dio. Un saluto a tutti. Allora, siamo con Franco Maiorano, il priore della confraternita di Sant'Eustachio. Come dicevo con Dondino, purtroppo quest'anno è un Sant'Eustachio diverso dagli altri anni. Beh, come si è visto già dalla celebrazione che è stata molto diversa dagli altri anni. Io adesso, Don Dino ha fatto tutti i ringraziamenti a quelli che ci hanno seguito per la messa, ma io voglio ringraziare soprattutto il nostro parroco e padre di spirituale di Schitella, Don Dino. Grazie a Don Dino di non aver fatto mancare la celebrazione della Santa Messa del nostro santo patrone e famiglia. Questo è importante per la nostra comunità perché la festa patronale è molto sentita e molto importante nel paese nostro di Schitella. Ci hanno seguito anche fuori in tutta Italia, all'estero, come ha detto, non voglio ripetere come ha detto già Don Dino, e questo la confraternita ci preoccupa sempre del portare avanti questa devozione per Sant'Eustachio. E ringrazio anche tutto il fotoreport Valerio che ha trasmesso questa Santa Messa in tutta Italia, anche all'estero. E grazie a Luca che ha accompagnato con i canti e anche la canzone, l'inno di Sant'Eustachio, che questo inno Sant'Eustachio veniva cantato sempre, suonato dall'organo da mio padre. Adesso non c'è più, è stato sostituito da Luca. Grazie a Luca per i canti, e grazie anche a te Giuseppe, che questa intervista, che così ci possono ascoltare tutti quanti fuori di Schitella. La confraternita saluta anche e ringrazio i confratelli che sono fuori di Schitella, ce ne sono parecchi, ho avuto
sta a Torino, e ce ne sono parecchi. Grazie a tutti anche i confratelli qui presenti, questi pochi che siamo stati qui ad ascoltare la Santa Messa, e ci rifaremo con questo. Non credo che questo periodo durerà tanto, ma penso che per l'anno prossimo faremo una grandissima festa per il nostro Santo Patrone. Grazie a tutti. E tutti ce lo auguriamo. Volevo fare una parentesi. È stato un confratello che si è iscritto recentemente, Christian Agricola, non so se hai seguito la sua intervista, che lui ha detto di essere orgoglioso di essere confratello di Sant'Eustachio, perché lui, pur non essendo nato a Schitella, è originario di Schitella e quindi è orgoglioso di essere confratello di Sant'Eustachio. Sì, lui quest'anno ha fatto la domanda come iscrizione di essere fa parte della confraternita Sant'Eustachio, e noi abbiamo avuto con molto piacere, e lui ci teneva tanto quest'anno a venire alla festa di Sant'Eustachio, festeggiamento del nostro santo patrone, perché voleva fare anche la processione con l'abito di Sant'Eustachio. Diciamo che nella nostra anima è anche lui qui presente. Sarà per la prossima. Quindi ci auguriamo l'anno prossimo di avere il Sant'Eustachio come tutti. Ecco, ce l'auguriamo tutti, grazie. Soprattutto noi della confraternita. Grazie. Grazie. Preghiamo prendendo parte alla ricchezza dell'amore e della fede. La fede dei santi, Sant'Eustachio, Santa Teopista e i suoi figli, Sant'Agapito e Sant'Eupisto. Fede incondizionata a Cristo. Un caro saluto a tutti voi che ci avete seguito, in particolare malati, anziani e emigrati, da Grazia Di Paola che vi ha parlato, dal regista Vittorio Agricola e da tutto lo staff di Schitella Gargano e Stato Quotidiano. Arrivederci, a domenica prossima, alla messa domenicale che sarà trasmessa alle ore 11 dalla chiesa di Santa Maria Maggiore di Schitella, presieduta da Don Berardino Iacovone e Don Francesco Agricola. A tutti voi buona festa patronale.